Grande vostro concittadino, Pier Antonio Colazzo, che ha sacrificato la sua vita nell'adempimento del proprio dovere, un fulgido esempio anche di altruismo e di dedizione agli altri. Prego, Angela, tutti quanti voi, eccellenza, di un minuto di silenzio che prima abbiamo... Io prego Angela di attivarsi, la nostra commissaria regionale, di attivarsi con il nostro commissario straordinario Rocca per vedere se c'è una possibilità che questa sede, inaugurata proprio oggi, in questo triste momento, abbia una possibilità anche di riconoscere in un certo modo il concittadino Colazzo che ha dato la vita per la patria. L'essere qui questa sera, pur nella tristezza della notizia, è grande soddisfazione per me e per tutti i volontari della Croce Rossa Salentina, qui egregiamente rappresentati anche dai loro vertici. La loro presenza, infatti, è la dimostrazione di condivisione di una scelta oculata e lungimirante, come appunto è quella di aprire una nuova sede CRI in una realtà viva e stimolante culturalmente quale la città di Caratina. Già da tempo volevamo che la CRI fosse presente nella vostra cittadina e qualche tentativo l'avevamo pur fatto, ma tale desiderio si è finalmente concretizzato grazie all'impegno di alcuni amici, specialmente del dottor Bruno Don Lorenzo e della sua famiglia, coadiuvate da quelli che io chiamo, quello che io chiamo Caterpillar, che è Enrico Verri, e lui parte con quando infatti il commissario provinciale dei volontari del soccorso Dino Fiorentino mi ha caldeggiato fortemente l'intento di una nuova sede, l'istituzione di una nuova sede qui nella realtà, soprattutto una realtà che si trova anche vicino a un ospedale, e io ritenevo che questa sede poteva anche avere una valenza di servizio molto forte, e abbiamo ritenuto, attualmente procedendo con i dovuti passaggi regolamentari, ad attivare la nascita di quella che sarà la sede della Croce Rossa Caratinese e naturalmente porre le basi per organizzare il corso per volontari che a breve si concretizzerà. Vedere qui questa sera autorità qualificate e tanti amici è per noi ulteriore dimostrazione di come lo spirito, la volontà, l'intendimento di andare e di verso gli altri, di aiutare gli altri, riescano ad amalgamare diverse energie impegnate in disparati ruoli di piccole e massime responsabilità, però tutte con un unico fine, quello di produrre e procurare del bene a chi più ne ha bisogno. Per questa nobile finalità la Croce Rossa ad ogni livello, dal mondiale al nazionale al locale, sin dalla sua costituzione di 146 anni fa, si è attivata e si attiva in tempo di pace e durante le guerre, e non solo quelle fatte con le armi, ma soprattutto quelle che si combattono ogni giorno in tutto il mondo contro la fame, l'ingiustizia, l'emarginazione sia fisica che morale e sociale. Ma per ottimizzare questo tipo di lotta contro tutte le povertà, con l'obiettivo di ottenere esiti efficaci ed efficienti, sono necessarie numerose forze convergenti, che devono essere dotate di molteplici, tra virgolette, armi, delle quali due sono a mio modesto parere tra quelle più potenti e strategiche. La prima, e qui voglio un po' di attenzione, la prima è lo spirito volontaristico, puro, incontaminato, assolutamente gratuito, che deve animare in ogni occasione chi si approccia a far del bene in Croce Rossa. Spirito che noi di Croce Rossa, oltre che una regola deontologica e codificata, sentiamo veramente. Noi sentiamo di essere e vogliamo essere volontari
davvero. La seconda è l'impegno delle istituzioni nel dare un sostegno non tanto materiale, quello pure necessario, ma essenzialmente un supporto morale estrinsecato in vari modi, quali la conoscenza di quello che le associazioni di volontariato svolgono, e la CRI in particolare svolge, la coadiuvazione che può essere concretizzata nel segnalare a noi eventuali situazioni di necessità e di collaborare per rimuoverle, ma principalmente la presenza e la vicinanza fisica dei rappresentanti delle istituzioni che senz'altro infondono fiducia, coraggio a tutti quanti noi per meglio operare. Certo, il tutto nella salvaguardia più assoluta dell'autonomia della Croce Rossa, della sua indipendenza, della sua imparzialità, della sua neutralità e universalità, che per noi di Croce Rossa sono principi irrinunciabili, ma nel contempo in uno stretto rapporto di collaborazione sinergica e rispetto reciproco. E sono proprio questi due aspetti appena evidenziati che ho il piacere di riscontrare questa sera: il volontariato e la presenza delle istituzioni insieme, per inaugurare quella che sarà la sede logistica propedeutica per poter agire bene in una operosa e degnissima realtà come quella di Galatina. E a coloro che con scarsa attenzione avessero assegnato a questa manifestazione una valenza minimale, ritenendola di flebile incensività nel grande mare della solidarietà, rispondiamo con le parole di Santa Madre Teresa di Calcutta: anche per fare una goccia, per fare un oceano, c'è necessità di tante piccole gocce. Grazie a chi ci ha dato la possibilità di essere qui oggi. Grazie per la cortesia e disponibilità dimostrate da voi nell'essere qui oggi. Per noi volontari il ricordo di questa testimonianza, oltre che evidenziare una grandissima vostra sensibilità personale, ha la capacità di alimentare la nostra forza per continuare con più vigore, entusiasmo e disponibilità per adoperarci per il prossimo. E quando, per aver ricevuto un nostro piccolo aiuto, un bambino, un anziano, un bisognoso, ci doneranno un sorriso, unica e ambita nostra ricompensa, lo avranno donato anche a voi, perché tutti insieme abbiamo operato per fare bene il bene, ne sono sicuro. Grazie a tutti quanti e a voi.